Nell'Antico Testamento, esattamente nel libro dei Numeri, c'è un episodio molto molto particolare e drammatico allo stesso tempo, che è quello dei serpenti ardenti che morsero tanti del popolo di Dio, perché costoro si erano dati a lamentela, mormorio. Attenzione, non sto dicendo che uno non deve vedere le cose che vanno male e riprovarle dicendo questa cosa non va bene, perché questo è naturale, anzi siamo chiamati a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre piuttosto riprovarle. Però attenzione, c'è una grossa differenza che veramente lo apprendiamo dal libro dei Numeri tra vedere qualcosa che non va bene e ovviamente riprovarla, esserne sopraffatti al punto tale che quel, come si potrebbe dire, che quel male che noi vediamo entra dentro di noi al punto tale di farci marcire, di farci, diciamo, assimilare quel male, diventando ovviamente davanti a Dio qualche cosa che non va bene, perché questi israeliti che morirono nel deserto morirono a cagione di quella mormorazione e di quel sentimento negativo che oramai li aveva completamente presi da capo a piedi. Quindi Dio, che è misericordioso, dà la soluzione, fa costruire un serpente di rame mettendolo su un'antenna, noi sappiamo che è figura di Cristo, e da questo comando chiunque contemplerà, guarderà quel serpente sarà salvo. Quindi l'invito che io faccio qual è? È quello che in mezzo alla situazione che non va bene, di guardare a Cristo. Cioè, guardare colui che è puro, colui che è la nostra soluzione, la nostra guarigione, la nostra salvezza. Insomma, distogliere gli occhi dal male per guardare il bene. Finché noi non ci decideremo, ed è una scelta nostra, di fare questa semplice azione, il male continuerà a dilaniare le nostre vite, perché questo simbolicamente rapportato a oggi, questo significa. Finché noi staremo lì a rimuginare sul male, saremo morsi, moriremo morsi da questi serpenti velenosi. Ma se guarderemo a Cristo, ci penserà Lui. Anzi, mentre contempliamo Cristo, portiamoli quel peso che magari, come è normale che sia, diciamo di qualcosa che non va, glielo diciamo: Signore, pensaci tu. Signore, io vedo che c'è questa difficoltà, ma io confido in te. Signore, benedici questi miei fratelli, queste mie sorelle, anche se, diciamo, non stanno capendo, oppure sono praticamente in un terreno scivoloso, da quello che ho capito, benedicili. Invece, se noi sceglieremo di stare nel mormorio, nella mormorazione, nel parlare contro i fratelli, le sorelle, nel lamentarci in maniera veramente continuativa, insomma, permetteremo che il male veramente distrugga le nostre vite. Io sconsiglio di fare una cosa del genere, ma non posso impedirlo perché purtroppo debbo prendere atto del fatto che ci sono taluni che, convinti di una loro presunta giustizia, mettendosi al posto di Dio e giudicanti tutto e tutti, diventano praticamente i giudici degli altri. E questo non è più notare qualcosa che non va o prenderne distanze da qualcosa che non va. Questo significa veramente porsi sul seggio del giudizio, e ciò non è ammissibile, perché uno solo è giusto giudice, dice nella lettera di Giacomo. Quindi quanto a noi
Facciamo le scelte giuste, facciamo il bene, facciamo le cose veramente secondo i principi di Dio. Perché qui la ragione non ce l'ha nessuno, la ragione ce l'ha solo il Signore, perché Lui solo è il giusto, Lui solo ovviamente è perfetto in tutte le sue vie. Quindi noi ricorriamo a Lui, senza giudicarci l'un l'altro affinché non finiate per sbranarvi, scriverà San Paolo. Quindi, se noi decideremo di distogliere gli occhi dal male, per contemplare Cristo, che è rappresentato da quel serpente di rame posto su un'alta antenna, allora noi contempleremo Cristo e la sua croce. La sua croce dice: chiunque lo contemplerà veniva guarito, veniva sanato, il male si allontanava da lui. Ed è proprio quello che io consiglio di fare. Ma ripeto, non posso naturalmente forzare alcuno, perché la realtà mi dice che ci sono invece altri che scelgono diversamente, scelgono di criticare i fratelli, le sorelle, i pastori, i ministri di Dio, e a volte addirittura lo fanno anche in una maniera pazzesca, tramite internet vivono con il dito puntato. Cosa promette la scrittura? Promette che se noi distoglieremo il dito accusatore, allora l'aurora, diciamo, sarà su di noi. Però anche in questo caso noi vediamo come il profeta che porta questo messaggio da parte di Dio non può obbligare il popolo a seguire queste prescrizioni. Lui invita veramente, spiega, cerca di dire quali sono le promesse che ci sono dietro a questo discorso, però non può scegliere per posto del popolo. La scelta, lo ribadisco, spetta a noi. Distogliamo gli occhi dal male e contempliamo Cristo, che è il bene supremo. Quello che io ho detto è molto chiaro, ma non lo posso imporre, posso condividerlo. Se viene accolto, bene. Altrimenti io non posso costringere una persona a scegliere la via giusta. Se uno vuole rimanere in una via di giudizi, in una via sbagliata, in una via di risentimento, in una via di, come dice la scrittura, non fate in voi una radice di amarezza. Purtroppo io sconsiglio di farlo, ma c'è gente invece che lo fa quotidianamente e questo non gli gioverà nulla se non alla distruzione della propria stessa vita. Quindi è un consiglio accorato fatto con amore.